Ah, ciao a tutti ragazzi, sono appena tornato di bicicletta. Oggi è stata una giornata di quelle veramente brutte. C'era vento, faceva caldo. Io probabilmente ero anche troppo stanco, quindi non avevo recuperato molto dal weekend. Le immagini che vedete passare qua sotto sono le immagini del giro di oggi pomeriggio. Ed ero talmente tanto scoglionato che non sono nemmeno riuscito a farci il parlato sopra. Quindi, come vedete, oggi ero veramente giù di corda, però quell'uscita in bicicletta mi ha risollevato. E questa è la faccia di un ragazzo, insomma, si fa per dire felice. Ed è questa la forza della bicicletta. Considerate che i medici dello sport dicano sempre, è un po' un loro mantra, se ti fanno male le ginocchia, se ti fanno male i fianchi, se non riesci a correre nemmeno per un metro, vai in bicicletta, non occorre nient'altro, basta veramente poco. E soprattutto la voglia anche di farlo come ho fatto io oggi. Oggi non avevo voglia di allenarmi, ma sono comunque andato per un giro molto breve. Quando sono tornato ero talmente proprio stanco e provato che mi sono cancellato da Strava, cioè ho cambiato l'abbonamento da pagamento a gratuito, proprio perché era una giornataccia. Però fatta la doccia, cambiato e pulito e fresco come una rosa, è tutto cambiato. Ed è questa la cosa che mi piace, cioè stare bene anche se non si è fatto il programma che dovevamo svolgere. Ma vi faccio un altro esempio molto banale. Vuoi dimagrire rapidamente? Ovviamente non esiste un metodo per dimagrire velocemente, però la bicicletta, se fatta tutti i giorni, in modo frequente e continuo, in modo che diventi una nostra abitudine, voi nemmeno ve ne accorgete, ma inizierete a bruciare i grassi, e questi grassi bruceranno anche dopo che siete scesi di bicicletta. Quindi è un modo molto salutare di allenarsi. Ma poi vogliamo parlare dei benefici cardiovascolari di un'attività appunto aerobica come quella del ciclismo. Stare in sella per ore non solo ti porta in posti bellissimi, ma allena in modo, diciamo così, sano e buono il tuo apparato cardiocircolatorio e cardiovascolare. Tanto per farvi capire, sono tornato a casa dal lavoro, mi sono cambiato, che ero molto irascibile, sono salito in bicicletta, ho litigato con tutti gli automobilisti, ho fatto il mio giro e sono tornato a casa. Adesso però ho il sorriso sulle labbra, perché fa bene al nostro apparato nervoso. Cioè io ho scaricato tutta la tensione che avevo accumulato durante tutto il giorno, l'ho scaricata in quei pochi chilometri che ho fatto oggi. Poi lo devo dire, io non ho mai visto nessuno dopo un'uscita in bicicletta non avere stampato sulla faccia un bel sorriso. Cioè la bicicletta fa bene anche all'anima, non solo per lo stress, non solo per il cuore, non solo per i grassi, non solo per il metabolismo, non solo per il sonno, ma fa bene anche all'animo. Quindi, anche se non avete voglia, io lo so che è difficile, perché oggi ne ho avuto la prova, anche se siete stanchi dal lavoro, anche se il vicino non vi ha fatto dormire, anche se avete litigato col vostro fidanzato o con la vostra fidanzata, un giro in bicicletta vi rimette a nuovo. Datemi retta e andate in bicicletta anche quando non avete voglia, e appena metterete i piedi in terra sarete delle persone migliori. Ok ragazzi, scusate per questo pippone, ma avevo voglia di condividere con voi questa mia sensazione. Per tutto il resto ci vediamo al prossimo video, come sempre buon allenamento, alla prossima, ciao!